Martedì 22 ottobre, questo è Liscio e Macchiato. Buongiorno Anna Biscossa. Buongiorno. Cominciamo questa mattina, Marco, con un articolo di Franco Giannoni sulla Regione. Il cittadino e il magistrato, si intitola. L'avvocato Giannoni scrive: la preoccupante vicenda del Tribunale Penale Cantonale, tuttora in atto, merita una riflessione su come il magistrato e lo Stato siano nati e che cosa il cittadino poi deve esigere dall'uno e dall'altro. Poi fa tutto un excursus filosofico e politico, però poi alla fine va al succo, al nocciolo. Ciò premesso, che dire dell'atteggiamento del presidente del Tribunale Mauro Ermanni? Viola in modo grave il dovere del magistrato che, per le ragioni dette sopra, si ripercuote immediatamente e direttamente sul consenso, la fiducia del cittadino nelle istituzioni sul quale si regge la democrazia liberale. Grave anche se le foto inviate da Ermanni non fossero diventate di dominio pubblico, per cui si impone una sola soluzione. Ho sbagliato e me ne assumo la relativa responsabilità, gesto che lo onorerebbe e per di più aumenterebbe la fiducia del cittadino nel magistrato e nelle istituzioni, mentre il persistere come se niente fosse capitato suscita l'impressione di una possibile recidiva. E conclude, si chiede che cosa fa invece la commissione dei magistrati, che sarebbe poi immagino il Consiglio di Magistratura, che è la guardiana del tutto. Secondo lui dovrebbe intervenire con provvedimenti cautelari indipendentemente dall'esistenza o meno della base legale formale, perché lui cita un principio di diritto che risale al diritto romano, che è quello della necessità non conosce legge. Ecco, Anna, su questo, che non siamo ancora qua a discuterne, sono passati mesi, non se ne esce. Io credo che sia chi vuole bene a Mauro Ermanni, sia chi non vuole bene a Mauro Ermanni, gli abbia detto in tutte le salse che era opportuno che facesse un passo indietro. Inizialmente si chiedeva un passo indietro provvisorio in attesa delle decisioni, diciamo, di chi si stava occupando formalmente e giuridicamente di quello che era successo. Adesso sappiamo che formalmente e giuridicamente non è perseguibile, e si chiede ancora questo passo indietro. Ecco, io credo che l'opportunità di fare un passo indietro sia, come dire, ripeto, dimostrata dal fatto che tutti ritengono che sarebbe rasserenante per la magistratura. Bisogna però anche vedere se come dire, io non credo che un passo indietro di Ermanni, punto, rassererebbe effettivamente in modo conclusivo la situazione alla magistratura, perché comunque mi sembra che ci siano degli altri nodi aperti all'interno, diciamo, del gremio. Quindi Giannoni può dire tutto quello che vuole, ma io credo che in uno stato di diritto democratico come lui invoca e cerca di ricostruire con un interessante excursus storico, sostanzialmente non possiamo applicare la legge, per cui l'appello alla legge romana, eccetera, a me francamente fa venire un po' i brividi, perché mi sembra l'esatta negazione del diritto democratico e liberale. Ecco. Quindi Andiamo avanti, non so. scusami Anna, vorrei Sì, concludere. no, ma no, solo per dire che mi sembra veramente una storia infinita. Abbiamo ben in chiaro che c'è un problema. Ecco, non, io ho la netta sensazione, dopo tutto quello che è successo, che il problema non sia solo Ermanni, tra virgolette. Per fortuna sono state fatte delle scelte politiche che mi sembrano andare nella giusta direzione da parte della sottocommissione giustizia, eccetera. Ecco, però applichiamo la legge, perché sennò non siamo uno Stato democratico e rispettoso della legge. Quindi per riassumere il tuo pensiero, se ho capito bene, Ermanni dovrebbe fare un passo indietro, ma questa non sarebbe la soluzione del problema. È Io non corretto? credo, l'impressione che ho io non è questa, cioè anche gli approfondimenti, appunto, le analisi giuridiche fatte da chi aveva il compito di farle mi sembrano aver negato, insomma, le fondamenta delle denunce che erano state avanzate, quindi anche quello credo che meriterebbe un approfondimento. Io non lo, onestamente non ho le competenze giuridiche per dire chi ha ragione o torto. Non credo che esista, tac, la soluzione magica che uno manda via Ermanni e tutto si risolve. Credo che
ripeto, le basi legali future sono state poste ed è una cosa molto positiva. Quello che c'è adesso forse avrebbe bisogno di un approfondimento, ma chi debba farlo, come debba farlo, io francamente non so suggerirlo e spero soprattutto che sia una cosa rapida perché la giustizia ha bisogno di funzionare, la giustizia ha bisogno di essere credibile, così anche con questi commenti, perdonatemi, ma non aiutiamo a farlo, ecco. Andiamo avanti perché c'è un articolo della NZZ che si concentra sulla crisi dei partiti ecologisti in Europa e anche in Svizzera. Il titolo, insomma, NZZ, diciamo così, voce della borghesia svizzera, quindi è quasi un po' esultante questo titolo perché dice sicurezza, migrazione, economia, perché la Svizzera torna a votare per il centrodestra. E nel dettaglio dice i partiti ecologisti hanno perso 16 seggi in 7 elezioni cantonali. Però partiamo dall'Europa, perché scrive la commentatrice della NZZ, la decostruzione dell'architettura di pace europea e i problemi migratori e l'indebolimento dell'economia del vecchio continente si sono già riflesse nelle elezioni europee di giugno. I partiti conservatori di destra hanno guadagnato terreno, la sinistra ha mantenuto la sua posizione. E i verdi hanno perso significativamente. La preoccupazione per il clima è ancora al primo posto nei sondaggi, ma i partiti ecologisti non sono quasi mai stati in grado di offrire soluzioni concrete a parte i divieti. La politica borghese è tornata anche in Svizzera e non solo in Parlamento e in Consiglio federale. La popolazione non vuole discutere dei sussidi per i treni notturni, ma piuttosto dei problemi del sistema di asilo, della capacità di difesa della Svizzera e delle prospettive dell'economia. Diciamo, al di là del commento della NZZ, è indiscutibile il fatto che i partiti ecologisti stanno soffrendo e parecchio, sia nel nostro paese che in Europa. Assolutamente vero. Io credo che, cioè, non credo, penso che i fatti dimostrino come, ad esempio, il problema migratorio in questo momento è relativamente piccolo, nel senso che la pressione, ai confini in questo particolare momento, sia a livello europeo, poi anche forse per le misure o per gli spauracchi messi in campo, sia ai confini svizzeri è nettamente minore di altri momenti della nostra storia. Nonostante questo, come spesso accade, quando ci sono dei momenti di difficoltà, e adesso siamo in, secondo me, emergenza economica e sociale in Svizzera come in Europa, perché al di là di questo successo dei partiti di destra, è un dato di fatto che l'economia non sta ripartendo, che l'economia è in difficoltà e che le ricadute sociali sono molto gravi sulle persone, sui salari, sulla loro vita quotidiana, sui servizi offerti, perché c'è uno smantellamento, come dire, sistematico, dei diversi stati e quindi delle offerte di servizi e di prestazioni da parte dell'ente pubblico. E quindi io credo che in queste condizioni sia, come dire, come sempre facile trovare il nemico fuori perché è tanto più comodo che trovare i problemi dentro, mentre i problemi ambientali purtroppo sono estremamente attuali, estremamente urgenti e purtroppo, voglio dire, tutto quello che è successo quest'estate da noi, ma tutto quello che è successo un attimo fa negli Stati Uniti e compagnia bella, sono lì a dimostrare che l'urgenza è enorme. Questa urgenza però non viene percepita come un pericolo perché, devo dire, concedetemelo, ormai l'informazione è in mano in larga misura, vediamo l'esempio di Musk, è magnifico, è in mano alla destra che quindi racconta la realtà sottolineando e enfatizzando i problemi che gli fa comodo enfatizzare e sottolineare, ad esempio appunto il problema migratorio che in questo momento, ripeto, non è sicuramente particolarmente acuto, mentre sottovaluta e diminuisce i problemi ambientali che sono complessi. Dopodiché io sono d'accordo
che i Verdi dovrebbero essere decisamente, decisamente più propositivi e più capaci soprattutto di tessere relazioni su progetti concreti, cosa che non mi sembra ci sia sempre. La recente votazione, ad esempio, per me sulla biodiversità è un esempio di come non si sia riusciti a costruire un fronte comune con gli agricoltori, ma addirittura ci sia stata una contrapposizione. E questo non aiuta i Verdi e soprattutto non aiuta l'ambiente a trovare soluzioni. Anna, sulla questione che dicevi dei media in mano alla destra, però veniamo da anni in cui il tema ambientalista è stato, diciamo, assorbito anche dall'establishment, pensiamo da Davos, ai grandi giornali progressisti internazionali, New York Times, ma anche i giornali, diciamo, più legati appunto all'economia, come l'Economist e il Wall Street Journal, avevano tematizzato, no, in maniera forte il tema dell'ambientalismo. Da questo punto di vista, Musk era un po' una mosca bianca, no, rispetto al resto. E quindi perché alla fine è così, sei convinta di questa narrazione che siano in mano alla destra i media e non sia piuttosto il fallimento di No. un'idea che si è scontrata con la realtà economica? No, sono d'accordo con te sul fatto che non è colpa necessariamente dei media. Io quello che dico è che in questo momento i media stanno spostando, secondo me, artificiosamente il tema su dei temi che in realtà, come dicevo prima, la migrazione non sono particolarmente rilevanti in questo momento. E questo ne sono convinta. Sono d'accordo con te che è anche, e l'ho detto prima, colpa dei Verdi che non hanno saputo trasformare questa tensione, questa emergenza, queste situazioni in soluzioni. Quando tu vedi che i problemi ambientali ci sono, i problemi ambientali ci sono, ma non vengono proposte soluzioni. E soprattutto non si riesce a costruire un fronte capace di affrontare le soluzioni, è chiaro che sono temi che, come dire, è facile metterli in un angolino, ecco. Sì, dopo va detto che i Verdi, anche loro malgrado, anzi direi soprattutto loro malgrado, sono rimasti vittime anche, diciamo, delle azioni sconsiderate di qualche giovane che ha imbrattato quadri, musei e statue e così, e il riflesso purtroppo di queste azioni Ah, malvigiate certamente. Non dalla ha popolazione aiutato, certamente. gli sono ricadute addosso. Comunque andiamo avanti, perché questa sera a Matrioska parliamo di attualità politica, ma in particolare dello scollamento sempre più evidente, sempre più profondo tra governo e partiti di governo, che crea questo grande cortocircuito politico a cui assistiamo. Il preventivo ne è un po' l'emblema, insomma, per capirci. Ma tu, Anna, sei stata presidente di partito, è diverso rispetto ai tuoi tempi il rapporto con i consiglieri di Stato, secondo te, appunto, tra partiti di governo e consiglieri di Stato, oppure siamo nel solco di qualcosa che più o meno è sempre accaduto? No, è totalmente diverso, se posso dire, nel senso che i consiglieri di Stato sono sempre stati indipendenti, andavano spesso per i fatti loro, compreso i miei, per dire, ed era giusto così, ed è giusto così secondo me. Però c'era una profonda responsabilità di, come dire, di gestire la cosa pubblica da parte dei partiti di governo, cioè questa responsabilità veniva sentita forte. A me fa effetto quello che sta succedendo perché sono stata relatrice, cioè ho fatto il rapporto, diciamo, sulla tassa di collegamento, che è un tema in questione. E io ricordo molto bene come ho dovuto fare quel rapporto, dando il contentino ai liberali che volevano rinviare l'entrata in vigore della tassa, dando contenti, cioè raccogliendo, come è giusto fare, secondo me, quando fai cose di questo genere, i desiderata di tutti pur di portare a casa la tassa di collegamento perché era stata votata dal popolo al di là di tutto l'iter parlamentare che aveva seguito. Quindi, ricordando questo fatto, sembrava di dover far quadrare il cerchio con una proposta che fosse a misura di ogni partito e i partiti avevano aderito, salvo l'UDC, avevano aderito a quel rapporto. Adesso quegli stessi partiti, insomma, la maggioranza di quegli stessi partiti è dall'altra parte. E allora ti dici, ma dov'è?
cioè, da un lato la coerenza, se mi concedete, perché se andava bene, se non ricordo la data esatta in cui è uscito quello, però io ho finito, diciamo, Anni fa. nel 23, e quindi voglio dire, sarà stato 22, 21, adesso non ricordo la data esatta. La coerenza, perché non è cambiata la situazione del traffico, non è cambiata la situazione. Anche, non so, dei trasporti aziendali, non è che siano esplosi i trasporti aziendali, cioè non è cambiato quasi niente, neanche la situazione economica, forse un po' peggiorata, quello sì, ma non in maniera così evidente. Eppure c'è stato propriamente ci sono voltate le spalle al governo, ai 20 milioni che entrerebbero, ma soprattutto al popolo che ha deciso qualcosa di molto preciso, non con una stragrande maggioranza, ma come purtroppo spessissimo accade in Ticino, in cui non dico che si spacca a metà davanti alle urne, ma poco ci manca. Ecco, questo vuol dire che questi partiti non hanno più senso dello Stato, non si sentono più responsabili a livello governativo, e questo è profondamente diverso da quello che succedeva un tempo, cioè ci si sentiva responsabili, e lì si trovavano, su questa responsabilità e questo bisogno di responsabilità, si trovavano soluzioni comuni. Si è cercato di farlo anche, ad esempio, appunto, ho preso la tassi di collegamento perché ci ho messo le mani, ecco, ma possono essere altri temi da evocare. Adesso non è più così. Ed è molto grave, perché allora ti chiedi, che senso ha avere un consigliere di Stato, e che importanza ha essere in qualche modo un partito di governo? Cioè, evidentemente ti dà, come dire, lustro, ma anche grandi responsabilità. Queste responsabilità oggi mi sembra che non vengano più assunte. Bene, 19:30 Teleticino questa sera il dibattito. Andiamo avanti perché c'è Adrian Weiss, presidente dell'Associazione Svizzera-Israele, che oggi sulla regione ha scritto un articolo intitolato La sinistra e l'odio verso Israele. Allora ve lo leggo. L'odio della sinistra verso Israele e l'Occidente è spesso radicato in una profonda ostilità verso la capacità di Israele di difendersi e nella sfida che questo rappresenta per le loro narrazioni ideologiche. Certi esponenti della sinistra non possono tollerare che uno Stato democratico, che rappresenta valori occidentali, si difenda in modo così deciso e realistico. C'è una preferenza per i deboli, anche quando questi commettono atti di terrore. Questi terroristi vengono romanticizzati come resistenza, mentre Israele è accusato di essere un oppressore. Si crea così una narrazione in cui il terrorismo è giustificato e la difesa di Israele viene costantemente delegittimata. E infine, alcuni media ignorano deliberatamente la scoperta di tunnel sotto scuole e ospedali, la presenza di arsenali sotto la supervisione delle Nazioni Unite e la connessione tra gruppi terroristici e istituzioni internazionali. Quando, ad esempio, si scoprono tunnel e arsenali di Hezbollah sotto il naso di UNIFIL o le sedi di Hamas nelle scuole dell'UNRWA, questi fatti vengono spesso minimizzati o addirittura ignorati, rinforzando la narrazione che Israele sia sempre nel torto. C'è una sinistra che odia Israele, Anna? Io non lo so, non posso parlare per la sinistra intera, in tutta franchezza non me la sento di parlare. Quello che so è che è un dato di fatto che il comportamento, non di Israele, ma del governo israeliano in questo conflitto, è discutibile, perché può darsi che ci siano i tunnel sotto gli ospedali, ma questo non giustifica che tu possa bombardare gli ospedali tranquillamente. Cioè, voglio dire, io non sono capace di fare strategia militare, ma evidentemente puoi trovare altre forme. Insomma, un dato di fatto che ci sono state 48.000, più o meno, si parla di 48.000 decessi a Gaza, e questo non si può ignorare. Questo governo ha aperto il fronte libanese, ha invaso un paese,
Ora, noi abbiamo avuto un comportamento molto forte in difesa dell'Ucraina invasa dalla Russia. Ecco, io credo che il diritto internazionale debba valere dappertutto e debba valere anche per, e lo ribadisco, il governo israeliano in questo momento, che non vuol dire odiare Israele. Israele è una cosa, il governo attualmente in carica e che sta facendo quello che sta facendo è un'altra cosa. Ora, che ci sia una, come dire, una reprimenda di questo governo, credo che sia giusto e credo che sia molto importante che il diritto internazionale continui ad affermarsi dicendo che non si possono bombardare gli ospedali, le scuole, i centri, qualsiasi sia la situazione, per cui dico devi militarmente trovare altre soluzioni. Queste sono soluzioni rapide, probabilmente efficaci dal profilo del risultato, quello di bombardare direttamente l'ospedale, ma non è compatibile, scusate, con il diritto internazionale, punto. Quindi il rispetto del diritto internazionale deve valere anche per il governo di Israele. Per Israele io credo che valga, ma per il governo attuale di Israele ho qualche dubbio. Ora, questo crea delle difficoltà. Io sono convinta che quello che sta facendo Israele, e qui mi spiace per Baez, ma secondo me è veramente è molto grave, quello che sta facendo Israele sta facendo crescere due generazioni di terroristi. È innegabile. Sta facendo crescere due generazioni di terroristi perché i bambini più piccoli, gli adolescenti che stanno vivendo quello che stanno vivendo, che hanno perso genitori, che hanno perso casa, che hanno perso sicurezza, che hanno perso educazione, che hanno perso tutto, come palestinesi, io non credo che saranno gentili in futuro nei confronti di qualsiasi governo di Israele. E questo è colpa del governo di Israele, non è una questione di Israele, ma del governo di Israele. C'è una distinzione profondissima. Marco, ancora torniamo su Boaz, Eretz e il Papio. Allora, brevissimi perché siamo in ritardissimo. Allora, la regione intervista tre domande al vescovo Alain de Remy e gli chiede quando è venuta a conoscenza della scelta del consiglio di fondazione di puntare su Boaz, Eretz e qual è stata la sua reazione. E lui dice: ho incontrato il consiglio di fondazione sabato scorso. In quell'occasione mi è stato proposto per la prima volta il nome di Boaz Eretz come possibile rettore del Papio che non conosco ancora personalmente. Ecco qui in questa risposta, secondo me, c'è il tema, no, del dibattito, comunque insomma della tensione che si è un po' aperta per quanto ne sappiamo o ne so. Perché ho cercato di capire un po' cosa ci sta dietro tra diciamo il Consiglio Fondazione e la Curia, perché insomma non glielo dici qualche ora prima e poi fai il comunicato. Vabbè. Poi si chiede il giornalista come si pone rispetto alla laicità del candidato proposto e dice: l'apertura a un rettore laico è possibile, come è sempre stato il caso per il liceo diocesano a Breganzona. Però non è che Boaz Eretz fosse l'unico candidato laico, perché ce n'erano almeno altri due, e lo scrive anche la regione. E poi lui dice: sulla decisione futura ho bisogno di riflettere, soprattutto con il collegio dei consultori che nel tempo dell'amministrazione apostolica prende il posto del consiglio presbiterale e del consiglio pastorale. Insomma, ecco, c'è un po' di tensione, no, da quel che si capisce dietro questa uscita, questo passo, questa fuga in avanti da parte del consiglio di fondazione che ha detto: bene, siamo tutti d'accordo su Boaz Eretz. La domanda che ti faccio velocemente, Anna, è: sorpresa, era un vostro candidato come Partito Socialista, Boaz Eretz, lo vedresti alla direzione del Papio? Sorpresa? Assolutamente sì. Boaz Eretz è anche subentrante Marina Carobbio, quindi voglio dire, facendo tutti gli scongiuri del caso, ma dovesse in qualche modo interrompere la sua attività di governo, Marina Carobbio subentrerebbe a Marina. Quindi voglio dire, a me qualche, come dire, interrogativo questa proposta lo pone. E mi chiedo se dietro questa proposta non ci sia, come dire, una strategia da parte delle scuole private, in particolare del Papio, ma credo che faccia da ariete di sfondamento, di ritornare sul tema
della scuola e di tutto quello che abbiamo vissuto in passato tra scuola pubblica e privata. Ecco, qualche interrogativo me lo faccio, adesso vedo che se lo fa anche il vescovo, quindi non sono l'unica, ma vediamo cosa capita. Ecco, non so. Bene, grazie mille Anna Biscosta per essere stata con noi questa mattina. Buona Grazie, scusate i problemi tecnici. giornata a lei, buona Grazie. giornata a tutti e noi Marco, appuntamento domani. Arrivederci, buona giornata. Buona giornata.